In Italia ci sono delle persone che svolgono dei lavori che invece di essere perseguiti penalmente dalla legge vengono addirittura classificati come professionisti. Sto parlando del mestiere dello psicologo. Allora, lo psicologo in Italia viene pagato e riconosciuto come professionista, quando invece, a parer mio, dovrebbe essere perseguitato come ladro. Perché? Perché tu chiedi dei soldi a persone che vengono da te a chiedere aiuto. Cioè, io ho dei problemi, vengo da te, mi sfogo, ti racconto angoli della mia vita privata e ti sottopongo i miei problemi, e tu perché lo fai? Per togliermi soldi. Cioè, lo psicologo dovrebbe offrire il suo aiuto come fa il prete. Cioè, quando tu vai dal prete a confessarti o a chiedere aiuto in momenti di sconforto, il prete non ti chiede i soldi dopo che tu ti sei confessato, dopo che ti sei sfogato con lui. E lo stesso dovrebbe fare lo psicologo. Anzi, lo psicologo è un aggravante. Tu ci hai studiato degli anni per affinare le tue tecniche, per aiutare le persone a comprenderle, e alla fine però che fai? Tu non, in realtà non ti interessa risolvere il problema di quella persona. Tu vuoi solamente togliergli i soldi. Io vengo da te e sto quell'ora a raccontarti i cazzi miei perché ho bisogno di aiuto, e tu mi chiedi i soldi. Quindi che cosa mi vuoi far capire? Mi fai capire che l'unico tuo obiettivo è togliermi i soldi, e quindi allora non me lo vuoi risolvere il problema, perché se no lo faresti gratuitamente. Cioè, un mio amico è stato lasciato dopo 7 anni di relazione e per mesi si è venuto a sfogare da me. Io non è che gli ho presentato una parcella di 10.000 euro e gli ho detto: ah, guarda, ti sei sfogato con me da gennaio a novembre, adesso mi paghi. No, io l'ho fatto gratuitamente. E lo stesso dovrebbero fare gli psicologi. Perché è vergognoso che io vengo da te, sto lì, ho bisogno di aiuto e tu mi chiedi i soldi. Anzi, mi fissi un altro appuntamento per poi togliermi altri soldi. Quindi che cosa capite voi da questo? Che allo psicologo non gliene frega un cazzo di risolvere il tuo problema. E anzi, cerca di tenertelo lì, di coltivartelo, perché così poi ti può togliere ancora più soldi. Quindi, secondo me, dobbiamo lottare per far sì che questa categoria venga abolita, o che comunque continuino a svolgere il proprio mestiere senza percepire denaro in cambio.